Ragazzi, bentornati qui da me. Oggi finalmente ritorno su YouTube dopo una settimana dove veramente totalmente povera di idee, ne ho buttata giù, ne ho approfittato un po' per buttare giù qualche idea di video e alcune sono veramente abbastanza particolari, insomma, perché che fare 2 mesi senza Serie A? Però alcuni video che ho buttato giù sono veramente particolari, però non vi dirò niente, non so se riuscirò a farli, ma naturalmente mi impegnerò al massimo. Ora però cominciamo con la serie che già stiamo portando, pronostici. Infatti andiamo con i pronostici, oggi si pronostica, come avrete letto dal titolo, la prima giornata dei mondiali Qatar 2022. E sì, lo so, non c'è l'Italia, ma non c'è bisogno sempre di ricordarlo, voglio dire, va bene, va bene. Tra l'altro mondiali che hanno avuto una grande storia brutta dietro, 12 anni in cui veramente giorno e notte, estate e inverno, sono state fatte lavorare i migranti e sfruttati malissimo. E sì, poi i casi legati a corruzioni e tutto, in un paese dove il calcio prima di allora non sapevano neanche cosa fosse, poi quei video ridicoli sui tifosi per le strade, che alla fine erano tutti uguali, quindi voglio dire, chi volete prendere a giro? Vabbè, però comunque un mondiale è sempre un mondiale, anche se ci gioca a novembre, quindi partiamo, Qatar-Ecuador. Sì, ho sentito proprio prima di registrare il video, proprio prima di scrivere anche il copione, cioè ho scritto il copione e poi ho visto questa storia qui che l'Ecuador avrebbe corrotto 8 calciatori, cioè il Qatar avrebbe corrotto 4 8 calciatori dell'Ecuador con dei milioni per far vincere la partita loro. Onestamente io non lo so se è vero, se non è vero io vi dico che l'Ecuador va a vincere. E per la prima volta un paese ospitante perde la gara inaugurale del mondiale. Se dovesse essere vero, allora in quel caso il Qatar andrebbe a vincere, perché quando ci sono di mezzo i soldi c'è poco da fare. Però il mio pronostico base è 2. Inghilterra-Iran, sinceramente qui ho pochi dubbi, non conosco poi bene l'Iran, però l'Inghilterra è nettamente più forte, quindi vince. Senegal-Olanda, per me, glielo dico già, il Senegal secondo me deluderà, non solo per l'infortunio di Mané, ma proprio in generale, molti dicono che passerà agli ottavi, secondo me no. E quindi vince l'Olanda, squadra che tra l'altro tiferò io ai mondiali. Stati Uniti-Galles, partita abbastanza equilibrata, però mi voglio esporre, dico che vincono gli Stati Uniti. Argentina-Arabia Saudita, onestamente ho pochi dubbi, vince l'Argentina. Danimarca-Tunisia, anche qui pochi dubbi, vince la Danimarca. Messico-Polonia, qui invece ho preferito non sbilanciarmi, anche perché è una gara molto, molto equilibrata, quindi dico X. Francia-Australia, qui voglio dire doppia chance perché ho pronosticato sì vittoria Francia, però non voglio anche escludere un pareggio perché sinceramente, sai, il campione del mondo del precedente mondiale ai gironi ha sempre abbastanza deluso, quindi dico 1X. Marocco-Croazia, benché sia una partita molto equilibrata, il Marocco non è assolutamente da sottovalutare, ha ottimi elementi, la Croazia in qualche modo andrà a sfangarla, secondo me, e vince. Vincono gli europei. Germania-Giappone, il Giappone sì un avversario ostico con qualche buon giocatore, ma la Germania è nettamente più forte. Vince la Germania. Spagna-Costa Rica, vince la Spagna. Belgio-Canada, vince il Belgio. Svizzera-Camerun, io qui veramente provo un azzardo, vince il Camerun. Sì ragazzi, perché onestamente la Svizzera, cioè solo la Svizzera affronta qualsiasi altra big europea, ma anche non big europea, squadra anche al suo livello, in un girone di qualificazione dei mondiali, arriva sempre seconda, solo noi potevamo farla arrivare prima. No, poi il Camerun comunque non mi sembra una squadraccia, quindi vi dico che sorprendentemente secondo me va a vincere il Camerun. Uruguay-Corea del Sud. Vince l'Uruguay, una bella squadra, secondo me può sorprenderci. Portogallo-Ghana vince il Portogallo, anche perché il Ghana perderà a tavolino non avendo le maglie a disposizione. Brasile-Serbia, anche qui azzardo molto e dico X, pareggio. Perché la Serbia è una squadra molto ostica, il Brasile per quanto mi piaccia un sacco la squadra, secondo me steccherà come era successo l'anno scorso la prima partita, quindi X. Ricapitolando dunque, sono questi i miei pronostici, vediamo qui, Qatar-Ecuador 2, Inghilterra-Iran 1, sì poi lo so che sono tutti in campo neutro però in base a come sono,
Senegal, Olanda 2, Indonesia e poi qui ci sono tutti, meno male, i pronostici. Io non ho più nient'altro da dire, ci vediamo, non lo so quando ci vedremo, però in un prossimo video. Ciao a tutti!